Ai nastri di partenza la 38ª edizione del Carnevale di Corzano e del Capo di Leuca, il carnevale più bello del Salento. Prima sfilata domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15 a Corzano Lecce. Seconda sfilata domenica 23 febbraio e gran finale martedì 25 febbraio con l'assegnazione del trofeo al carro vincitore. Ringraziamo ancora il nostro DJ Lucas, ancora qui con noi, i nostri media partner, Radio Venere e Radio Peter Pan. Qui per festeggiare e divertirci. Sappiamo che i protagonisti sono loro, quindi saremo brevi e toglieremo pochissimo tempo. Stavo dicendo che è doveroso da parte nostra, da parte mia, a nome dell'amministrazione comunale, a nome di Gianfranco Melcarne, che ringrazio perché per conto del comune di Patù ha seguito i lavori dei gruppi, delle carrole, e si è messo a disposizione. Quindi da parte nostra, da parte di tutti, il ringraziamento al presidente, al direttivo e alla Prologo di Corzano, e il ringraziamento al sindaco e a tutta l'amministrazione di Corzano per quella che è diventata veramente una bellissima e stupenda manifestazione. Veramente complimenti, perché il carnevale di Corzano anno dopo anno si sta ponendo, si sta affermando alla ribalta non solo provinciale ma anche credo regionale, e sono sicuro che il lavoro che state facendo ha dato i punti quest'anno. La spettacolare kermesse programmata dalla Prologo di Corzano, detto questo, diretta da Salvo Bleve, che ogni anno attira nella località del Capo di Leuca oltre 50.000 visitatori, è pronta a regalare spettacolo e meraviglie grazie a tre maestosi carri, frutto dell'opera di altrettanti laboratori artigianali collocati nei capannoni della zona industriale cittadina e nell'ex macello comunale. Il Carnevale di Corzano e del Capo di Leuca è patrocinato dal Comune di Corzano, dal Comune di Patù, dall'Unione dei Comuni Terra di Leuca, dal Gal Capo Santa Maria di Leuca, dal Nucli, con il sostegno della parrocchia Santa Sofia e la protezione civile alla Torre, con media partner Radio Venere e Radio Peter Pan. Un grande applauso e un forte ringraziamento allo straordinario gruppo da ballo, alle ragazze e ragazzi di quest'anno che hanno dato vita a uno spettacolo straordinario, e grazie a tal proposito al nostro Don Biagio che ha dato un contributo per la riuscita di tutto ciò. Detto questo, noi ci auguriamo che il percorso partenza da via Kennedy, il corteo si sonderà attraverso via Regina Elena, via Cellini, via Umberto I e via Libertà, fino ad arrivare nella centralissima piazza San Biagio, in coincidenza con gli orari della manifestazione. La circolazione sulla strada provinciale 81 sarà interrotta nel tratto urbano, con deviazioni sulla strada provinciale 188 e sulla strada provinciale 80. Del mio gruppo, del mio sindaco e tutta la compagine politica, insomma, rinnovo i ringraziamenti al Comune di Corzano e al Presidente della Prologo per averci ospitato per la seconda volta.
speriamo che questo sia, continui questa collaborazione nel migliore dei modi. Già abbiamo parlato e quindi abbiamo intavolato delle trattative, vediamo un attimo se andranno avanti. Quindi ringrazio di nuovo tutti e niente, viva Patù! E speriamo che questa collaborazione continui anche per il futuro, anche perché c'è da dire, noi abbiamo 3 carri e il terzo carro lo hanno realizzato i ragazzi di Patù, quindi quest'anno abbiamo 3 carri grazie anche al carro di Patù e al gruppo di ballo di Patù. Grazie mille all'amministrazione comunale, al sindaco e all'assessore, e adesso cediamo il microfono al sindaco del comune di Corsano. Il carnevale di Corsano è il capo di Leuca, afferma il sindaco di Corsano Biagio Raona, è ormai diventato fiore all'occhiello delle manifestazioni culturali del Salento. Si rinnova continuamente, diventando anche uno degli strumenti di promozione del territorio più importanti, capace appunto di attrarre pubblico residente fuori dalla nostra provincia di Lecce, oltre ad essere occasione per scoprire consuetudini e costumi tipici della nostra comunità. Non posso non ringraziare chi si impegna, con sentita frenesia, tutto l'anno, affinché questa tradizione possa manifestarsi e persistere nel migliore dei modi. Ringrazio i carristi, che sono la vera anima del carnevale, catalizzatori di innumerevoli giovani corsanesi e non solo, e l'intero direttivo della Proroco di Corsano per le tante energie che mette in campo affinché ogni anno la sfilata, le maschere e i carri possano crescere in creatività e innovazione. I vicini, quest'anno ma anche l'anno scorso se non sbaglio abbiamo avuto un rapporto bellissimo con il comune di Patù, rappresentati oggi dal sindaco che ringrazio che è qui. Io auguro che vinca il migliore, è chiaro che chi dovesse arrivare terzo non è che ha perso, ha sempre vinto perché sicuramente ha realizzato una bella carro, con un'opera d'arte come diceva Abate Russo. Io ringrazio di cuore la Proloco di Corsano per questa organizzazione, ma soprattutto ringrazio per aver nelle stesse serate aver coinvolto tante persone e soprattutto per il fatto che è riuscita questa Proloco di Corsano a sensibilizzare l'opinione non solo della nostra comunità ma anche fuori i nostri confini, che è quella di dare un apporto fortissimo a chi ha bisogno, come il nostro Stefano, al quale io veramente farei un grossissimo applauso. Purtroppo devo dire che soffre di una anemia molto, molto aggressiva. Noi come comunità ci siamo attivati e forse sabato questo o il sabato 14 ci sarà un'auto emoteca del centro trasfusionale di Lecce. L'obiettivo è quello di trovare un midollo compatibile. Io invito tutta la cittadinanza di Corsano, ma non solo quella di Corsano, a partecipare a questo gesto di solidarietà perché ne ha bisogno, ma questo non soltanto al nostro Stefano, ma a chiunque viva questi purtroppo problemi. Io mi fermo e ringrazio ancora il presidente della Proloco e a tutti gli organizzatori. Noi dobbiamo puntare alla prossima edizione e io sono abituato sempre a migliorarmi, quindi la prossima dovrà essere sicuramente una manifestazione ancora più bella di quella di oggi. Comunque buon divertimento a tutti. Benissimo, ringraziamo allora il sindaco di Corsano Biagio Raona. Volevo passare adesso la parola all'assessore del comune di Corsano Antonella Nicolì. L'evento, aggiunge l'assessore alla cultura e turismo Antonella Nicolì, rappresenta l'anima autentica del nostro paese. Porta con sé storia, usanze e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Maestri cartapestai, maschere di carattere, artisti e professionisti dello spettacolo. Avventori e cittadini danno vita ad una grande ed accogliente festa collettiva. Espressione di creatività e goliardia, cultura e tradizione, satira e ironia.
E ancora credo che nonostante Corsano abbia una straordinaria vivacità culturale, grazie a rinnovati fermenti giovanili, il carnevale resta per eccellenza la gioia più grande di ritrovarsi tra le strade, incontrarsi tra le piazze e riunirsi nel divertimento, evidenziando così un prezioso valore per la comunità. Il più grande di ritrovarsi tra le strade, di incontrarsi tra le piazze e soprattutto di riunirsi nel divertimento, che evidenzia appunto quel prezioso valore che una comunità ha bisogno. Quindi, come diceva, cerchiamo di rinnovarci, cerchiamo di migliorarci e soprattutto di divertirci. Questo è essenziale. Noi la paura non ne abbiamo, ma gioiosamente chiudiamo questa giornata anche di premiazioni. E aggiungo una cosa dicendo che non c'è un vincitore, perché queste tre opere d'arti sono eccezionali, ognuno nei suoi dettagli, quindi chi decreta il primo premio è solo, diciamo, come posso dire, una prassi che fa parte di una gara, però complimenti vivissimi per quello che avete fatto in questi tre mesi di lavorio. Grazie a tutti voi per il supporto e per essere così numerosi a Corsano, grazie. E allora ringraziamo sia il comune di Patù, il comune di Corsano, e adesso chiaramente chi organizza il carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, la Pro Loco di Corsano, il presidente Salvo Bleve. Buonasera a tutti, buonasera. Non so da dove devo iniziare, ragazzi, perché l'emozione è grande, è grandissima l'emozione. Voglio fare prima un forte ringraziamento al mio direttivo. Non faccio nome, però a tutto il mio direttivo, perché grazie a loro se io ho potuto o abbiamo potuto realizzare l'organizzazione di questo bellissimo evento, il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca. Quindi vi prego di fare un applauso al direttivo della Pro Loco di Corsano, perché diciamo che grazie a loro se io ho potuto fare tutto quello che è stato fatto per organizzare questo bel evento. Poi voglio fare i ringraziamenti al mio sindaco e all'amministrazione comunale tutta per tutto quello che hanno fatto, perché sappiamo benissimo che abbiamo avuto problemi seri sul capannone Patriarca per l'acqua che entrava, però in pochissimo tempo si sono attivati per sistemare tutto. Voglio fare un ringraziamento anche al comune di Patù, all'amministrazione comunale di Patù e a tutti. Non per dir niente, voglio pure ringraziare tutti i gruppi che partecipano, un ringraziamento particolare a tutti i carristi, perché se noi facciamo il carnevale di Corsano, se non ci fossero i carristi, noi non facevamo niente, cioè non era il carnevale. Perché gli altri paesi limitrofi che fanno il carnevale non è come il carnevale di Corsano. Perché fare la sfilata senza i carri credo è come andare a farsi un bagno nella piscina e non a mare. Credo che l'esempio è valido. Grazie, grazie, grazie. Questa ti è venuta così? Beh, sì, è venuta così. Sono le migliori. Ci va. Allora poi voglio ringraziare le forze dell'ordine, la protezione civile, il presidente Salvatore Bisanti, che invito a venire sul palco dopo poi. Voglio chiudere dicendo che vi voglio bene a tutti e voglio salutare tutti i giovani del Salento che purtroppo non sono presenti perché studiano fuori o che per lavoro
stanno fuori. Comunque un grazie a tutti. Ma chi era fuori ci poteva vedere questa sera con la diretta streaming degli amici di Radio del Capo, che salutiamo e ringraziamo. I carri in gara, carro, il mondo che vorrei del gruppo Picca Mabboni, i Patù, carristi Sergio Abaterusso, Francesco Denuccio e Gianfranco Ecclesie. Viene messa in risalto la speranza dei bambini per un futuro più pulito. Un bambino cerca di dipingere il mondo così come lo immagina, togliendosi la maschera in una zona industriale inquinata e aggiungendo colori, insetti e aria pura. Mentre, su tutto, campeggia la ciminiera di una fabbrica, da cui spunta la chioma di un albero piena di uccelli, pronti a far rivivere il pianeta. Carro Mucamenti, del gruppo Mir di Corsano. Carrista Cesario Ratano, a cui quest'anno è tornata a unirsi il suo alter ego, Pasquale Rizzo, insieme a Roberto Buccarello, che nelle scorse due edizioni avevano gareggiato da soli. La tematica tocca gli scandali ambientali a partire dall'inquinamento del mare e della sofferenza degli animali marini, con i disastri creati dalla politica ingorda. Una figura alata sarà trattenuta da una piovra, mentre delfini saranno aggrovigliati tra le reti. La vecchiaia! Carro Presto che tardi, del gruppo Quelli che il macello, di Corsano. Carrista Carlo Morrone. La creatività ha trasmesso su cartapesta il surriscaldamento globale, l'ex Silva, le trivelle e il mondo del mare. Una balena sofferente con tanti effetti speciali occuperà il centro della scena, mentre i pinguini visiteranno costumi balneari a causa dell'aumento delle temperature, senza rendersi conto del pericolo. Ne sarà colpito anche il dio Nettuno. Ogni elemento del carro sarà circondato dai ghiacciai. Narratrice, dottoressa Daniela Pina Martina. Servizio di Mauro Ciardo.